Vlogmas numero 3. Sembrava che quel giorno qui c'è Brian che vuole andare a scuola, c'è Locke che non vuole andare a scuola, non si vuole alzare. Ma come dicevo nel Vlogmas che praticamente è uscito poche ore fa, che io per Natale vi farò un grande regalo, butterò l'iPhone giù dal balcone, no? Come dicevo nel Vlogmas, quello di ieri. Lui andrà a scuola e a posto suo la terapia la farò io. Non psicomotricità, farò psicoterapia. Quindi mi devo muovere, devo portare lui a scuola e devo andare al centro. E sapete perché ho dormito poco? Per fare uscire quella merda di Vlogmas di ieri. Vabbè, ho capito che mi devo anticipare di largo anticipo, mi devo dare per fare uscire il Vlogmas. Perché essendo ad alta risoluzione ci vuole tempo per caricarli su YouTube, nonostante la fibra. Che carucci sti Vlogmas! Cioè, ci credete? Ci credete? Mi vedete, no? Mi sono messa il rossetto senza truccarmi, senza un filo di trucco, solo il rossetto. Allora, tanto me lo chiederete giù e io non vi risponderei mai, perché non leggo i commenti a volte, nei giorni più incasinati, metto solo il cuoricino. Il rossetto che è del libro Share 156 Matte, non so se è ancora in giro, perché questo è uscito dal calendario dell'avvento dell'anno scorso, forse. È la cosa più bella che ho ricevuto l'anno scorso. Sottofondo si sente Brian con il cuscino Pio. Poso il rossetto e porto Brian a scuola. Questo bimbo vuole andare a scuola, vero? Sei più allegro di ieri, eh? Oggi c'è il sole, però visto a nuvoloni neri. Vediamo chi vincerà. Sicuramente le nuvole. Oh, guardate. È stupendo già tutto questo. Cioè, raga, io vi chiedo umilmente scusa se ieri non ho fatto la live. Ieri la live non l'ho fatta per colpa di... No, dovete vedere, le occhiaie e il rossetto. È proprio stupendo, non avevo il tempo di mettermi qualcosa sulle occhiaie. Comunque, boh, vi spiego un attimo perché devo attraversare... C'ho paura di cadere. Mamma mia, cioè... Ho capito che... In primis non mi devo truccare senza coprire le borse, le occhiaie qui. La vecchiaia mi sta facendo uscire un problema che non ho mai avuto in vita mia. Poi vabbè, non aiuto nemmeno io perché appena sveglia, mi sono svegliata un'ora e mezza fa, però insomma truccarmi così forte le labbra non avendo messo niente sugli occhi, insomma, accentua di più il problema. Magari non ho più di tanto però. Si vede perché sono truccata sotto. Comunque, ho capito che grazie alla risoluzione dello schermo, che è quello che è, cioè, ha un'ottima qualità questa fotocamera, i vlogmas, tranne che la sera non succede qualcosa di che vado da qualche parte e voglio rendervi partecipi, i vlogmas li devo reindirizzare e comunque caricare sul canale molto prima, durante la giornata. Se li voglio la sera online devo fare così. Io in verità con i miei amici moderatori stiamo guardando una fotocamera da comprare, però raga, la fotocamera non ha la qualità dell'iPhone. Ora lo so, comunque sì, la batteria andrà a cagare, però io non riesco proprio a comprarmi una fotocamera pagando un bel po' di soldi, magari non ha la stessa qualità dell'iPhone. Se c'è una cosa eccelsa, voglio usare quella. Comunque, al di là di questo, se ne sapete di più, se c'è qualcuno di voi che se ne intende e vuole mettere a confronto la qualità della fotocamera dell'iPhone XS, quello che ho io, quello che sto usando adesso, è una fotocamera però con lo schermino che si gira così. Vedo cosa cazzo sto riprendendo, perché io sono capace di fare un vlog così, convinta che sto girando, e poi il vlog insomma verrà a schermo nero come gli altri canali di scolo, e io non voglio, io ci metto la faccia. Comunque,
c'è chi ci mette la faccia e chi ci mette le zizze. Piccola parentesi, comunque adesso sto raggiungendo Paoletto e si va a fare questa psicoterapia. Ci tocca. Dopo la psicoterapia il mio amico vi sta previando, mi ha portato il centro commerciale, la birreria che si trova, che è stato costruito appena io me ne sono andata da Milano, dove abitavo prima, è stato costruito in tre anni, vi parlo come Biscardi. Stai facendo? Non ti mettere così. Comunque, della psicoterapia vi parlerò stasera in live, anche perché devo parlare di un po' di cose che riguardano l'autismo. Paoletto, ma stavi prendendo il palo in faccio? Per... No, volevo salutare, buongiorno. Ma guarda, la fotocamera è stata all'altra parte. Che non sono Comunque vi faccio vedere. Si porta di culo. Ah, questa la capirà solo una persona. E lo dico manco il nome, cioè top. Entrata, ingresso Antonio De Curtis. Vi faccio vedere un po' sto centro commerciale, se non mi sgridano. Raga, bello grande, è la prima volta che ci vengo. Devo dare 20 euro a Paoletto perché mi ha pagato le castagne. Cioè, hanno ragione però quando dicono che sei il mio martire. Pure economico, specialmente economico. Devo stare attenta alle musiche. Posso prestare le pantofole di Brian Spider-Man. Cioè, guardate il piede di Paoletto. Brian porta 30, lui porta 36. Stiamo da Pitta Russo. Beh raga, stiamo cercando un posto dove prendere un caffè. Sto dormendo ancora, mi devo svegliare. La colazione dei campioni. Viva, viva! Ma secondo me oggi andiamo a furia di caffè proprio. Ho dormito poco, poi mi sono incazzata per il vlog che è uscito alle 2 di stanotte. Quindi. Ah, Grey's Anatomy è andato in ferie, quindi c'è più di una ragione per non dormire stanotte. C'è stata più di una ragione, vabbè, parlo con la terza. Come lo spazio lì per il calendario dell'avvento ancora non l'ho fatto, lo devo cacciare ancora, però sta un po' più sistemato dal mobiletto. Ecco qua, apriamo la casella numero 3, cioè, inquadratura fa schifo. Apriamo la casella numero 3. Brian, il calendario dell'avvento l'ha già aperto perché ieri si è dimenticato. Vi ricordo che quello di Brian si apre su Instagram, seguitemi, la regina bastarda trattino basso YT. Quello di Brian l'abbiamo aperto stamattina, ma stamattina abbiamo aperto quello di ieri e quello di oggi perché ieri ce le siamo dimenticati. Casella numero 3. Cioè, io mi dovete apprezzare per il fatto che, curiosa come sono, il calendario dell'avvento veramente lo apro, come i pacchi d'altronde, li apro veramente davanti a voi. Vediamo cosa è uscito. Non capisco. C'è il sigillo, vediamo un attimo, sigillo. No, il Foreo! Mini! Ma è un Foreo, raga. Non lo so se il Foreo, quello lì originale che si compra, sembra che sia più piccolo, ma fotte cazzo. Cioè, raga, il Foreo. Io adoro... Non si apre. Sapete quando c'avete la ricostruzione, aprire ste cose? Raga, veramente mi è uscito il Foreo. Voi lo premete qui, dietro, il top proprio, così magari non mi dimentico come faccio con la spazzolina, la pulizia del viso con questo è al top. Ho letto un sacco di recensioni al riguardo e mi piacciono, quindi questo
Allora, cos'è uscito qua? Guardate che forse questa è la calamita, non lo so, vediamo un attimo. Vabbè, poi vi farò sapere. Comunque, anche il giorno numero 3 mi è piaciuto. 3 sorprese su 3 piaciute. Quando mi avevate detto su Instagram che ne valeva, ne sarebbe valsa la pena, avete ragione. Praticamente questa è la base, no? No, è proprio carinissimo, cioè... Questa Amazon Beauty, mi dispiace che io non recensisco i calendari degli avventi prima, in modo che voi possiate valutare se prenderlo o meno, però raga, io sono una poraccia, non è che posso comprare 7, 8, 9, 10 calendari degli avventi, però mi piace scattarlo con voi, questo è proprio... Cioè, vi è piaciuto troppo. Ora tocca ai maglioni. Beh, qualcuno già l'avevo sistemato qui dentro. Più che altro mi stava affogando. Più che altro sono felpe. Qui però ci sono i maglioni. Che a Napoli ancora dobbiamo utilizzare. Se avrete notato che sto a giro maniche. Perché a Napoli ci sono 18, 19, 20 gradi, 16 gradi. Al massimo la sera arriviamo a 15, 16 gradi. Fa caldo. Quindi faccio una cernita. Questo solo vederlo mi fa male al cuore. Faccio una cernita anche dei maglioni, perché ho un altro bustone di cose che ieri ho fatto un'altra cernita ieri sera, un altro bustone di cose addirittura, non lo so, perché io avevo già dato alla Caritas, non alla Caritas, agli Angel di Napoli, le lenzuola della culla di Brian, che come sapete non ho più, ho regalato anche quella agli Angel di Napoli. Non ho capito perché ieri nella cernita ho trovato altre lenzuola, forse queste le volevo tenere per una cosa affettiva e poi l'affetto mi è passato, non lo so. Comunque darò anche quelle, tanto te voglio dire, voglio conservare la tutina ma non pure le lenzuola, perché dovessi conservare ogni cosa che Brian ha usato per la prima volta, io starei nella merda. Ho trovato qualcosa che mi ricorda qualcuno, anzi alcuni. Questo maglione mi fa allergia, uno di quelli che me l'ha regalato. Questo maglione è un ricordo di Torino dopo post capodanno, Torino 2 anni fa. Questo mi è stato regalato dal re del tubo, da Marco Tito Volley. Mi duole ammetterlo, ma mi mancano. Taglia M, che il re del tubo dice che io porto una XXXXXXXXXXL. C'è qualcuno che ha detto che mi ha visto dal vivo e porto una 58. No comment. E questo è un maglione loro. Madonna, no. L'ho detto in un vlog. Qua lo dico, qua lo nego. Mi mancano tutte e due però. Insomma, ci siamo visti quest'estate, quindi voglio dire, stiamo a dicembre, a piccole dosi, vanno presi a piccole dosi, però mi manca. Sto dormendo ancora, no, sono messa vicino a mio figlio ma non ho dormito. Sto andando a comprare, a fare la spesa per lui, visto che lui sta facendo terapia. Eccolo qua il telefono che voleva... Non farò un unboxing, vi giuro. Questo telefono qua lo farò. Cioè, veramente, però io da sola me lo dico... Che faccio schifo, perché già col P30 avevo, anzi no, forse il P20 che mi regalarono due dei miei amici, dissi che vi avrei fatto un unboxing. Come vedete ancora non c'è l'albero di Natale, ma c'è una spiegazione, in questi giorni ve la spiegherò. Dicevo, stavo parlando del telefonino, dovevo fare un unboxing già del P20, poi me lo rubarono. Comprai il P30 dopo 4-5 giorni e non ho mai fatto l'unboxing nemmeno di quello. L'iPhone ce l'ho da 2 settimane e ancora niente. Però invece di fare un unboxing io vorrei farvi tutto insieme con cosa c'è nel mio telefonino, così vi faccio vedere le applicazioni, cosa faccio dal mio cellulare, così scoprirete i segreti della regina bastarda. Adesso vado a comprare, devo comprare pesce per Brian, perché stamattina ho comprato la carne, adesso tocca comprare il pesce. Sono dovuta andare anche all'ASL, non avete visto, io e Paoletto siamo andati all'ASL prima di fare la spesa, dopo il centro commerciale, perché
serviva per la scuola la diagnosi funzionale di Brian. Alcune mamme mi capiranno. E serviva quello, quell'incartamento. Domani dovrò fare le fotocopie e dovrò portarla a scuola, che serve per la maestra di sostegno. Qui c'è traffico come tutte le sere a quest'ora, non c'è luce come tutte le sere a quest'ora, e viva Merito. Allora, io praticamente sono scesa per andare a comprare il pesce, non so se ho registrato questa clip, sono scesa per andare a comprare il pesce mentre lui faceva terapia, Brian. Ha finito terapia, sono salita a casa, mi sono dimenticata che dovevo prendergli la ricotta fresca. Non lo so se la trovo, perché arriva fresca tutte le mattine, ma tipo a mezzogiorno finisce. Sono rarissimi i casi in cui rimane anche la sera, altrimenti gli faccio i bastoncini di pesce, perché stiamo iniziando ad introdurre i secondi nell'alimentazione di Brian. Le mamme dei bambini autistici capiranno la mia gioia nel vedere Brian mangiare secondi, perché loro sono molto selettivi nel cibo. Io ho una ciocca che va per cazzi suoi, molto selettivi nel cibo. I secondi non li mangiano, mangiano solo i primi piatti. Io praticamente i secondi a Brian non è che non glieli facevo mangiare carne, pesce, formaggi, glieli mettevo nel piatto caldo, nella prima portata. Adesso invece stiamo iniziando a fargli mangiare i secondi, sta andando abbastanza bene. Quello che non va granché, che mangia però si deve sempre lamentare, è il cibo a scuola. Cioè lo devono forzare, non mangia da solo come mangia a casa. Vabbè, mano a mano si abituerà anche a questo, anche se da poco ho saputo che la refezione alle elementari non c'è, quindi fotte cazzo. Cioè, io invece di fargli fare fino alle 4, sta all'asilo fino alle 2, poi io gli faccio da mangiare, io non mi costa niente. Solo che i terapisti vogliono che Brian mangi con gli altri bambini, per questo lo sto forzando, perché lo vogliono loro, che Brian deve generalizzare non il cibo, perché sono stata fortunata, la tabella del cibo settimanale a scuola è più o meno, sono i suoi piatti preferiti, pasta e ceci, pasta e fagioli, pasta e lenticchie. Il problema è il luogo. Brian non piace mangiare se non sta a casa sua, questo insomma, e soprattutto se non ci sono io, mia madre più che altro, perché con mia mamma mangia volentieri, con me invece fa un po' di storie. Vabbè, comunque chiudo questo vlog, lo chiudo qui, raga, ve l'ho detto nel vlog stamattina, forse proprio qua, o l'ho detto su Instagram, non mi ricordo, nel periodo di vlog, ma se non capisco un cazzo, comunque l'ho detto già che i vlog li chiudo prima, perché essendo ad alta risoluzione lo schermetto che vedete qua, ci vuole molto tempo per caricarli, elaborarli, reindirizzarli, un casino, quindi reindirizzo appena sto a casa e li mando online. Alla prossima.